rimarrà una parete di buio fra noi e il mare, in questa città senza margini, chiusa come una vergine corrotta. Ci affliggeranno sempre celate nobiltà e volgarità da ombrellone. Non c'è un porto qui, un faro che indichi libertà, una luce che ci spinga verso la temeraria resistenza dall'isola. Nulla che ci abbagli o ci abbracci a sera. Nessun riflesso di onda o di viltà. Bambina muta è questa terra, promette giovinezza ma il cuore di un'orfana, adusa al sacrificio, ad ogni eloquente ristrettezza, con un tempo di sole fra i capelli e catene d'oro fra piane corone di montagne. Non credo più di saper vivere. Io direi che Città Brancato nasce da un silenzio, cioè dal silenzio che è della Sicilia, cioè dal non parlare, no? Da quel linguaggio che è il linguaggio dell'omertà, e quindi il linguaggio barocco, cioè pieno di segni, con una sotterranea volontà di non comunicare. E io dico sempre che il mio linguaggio teatrale nasce da una necessità di far parlare questi, i miei personaggi. Sicuramente ogni sperimentazione che io ho voluto fare nasce da un'ossessione lirica che cerca continuamente una forma, una nuova capacità di espressione. E quindi nella poesia, nel teatro che è poesia, e anche nella prosa. Nina. Nome di palma e di agave, di basilico odoroso, corrente di pace. Ella con gotte di pane preme sugli occhi in un gesto determinato. Un candore di profili, coniugati in una linea temperati di sguardi. Le mani sulla fronte toccano punti riservati, come quando Nina attraversa il nulla dell'acqua e sente il corpo perdersi nel punto esatto della sua maledizione. Deve essere accaduto un giorno d'estate, nel mare di un blu spaventoso, con lenti che ne fanno grandi le immagini, improvvisamente si era trovata sulla vetta di una montagna. Un abisso capovolto, un capogiro inverso vicino a una costa sicura. Nulla a cui aggrapparsi se non ad un'impraticabile conca d'azzurro. Un paesaggio dove la vita subacquea era svanita, non un pesce, una medusa, un riccio. Una tormenta di alghe, pugni di microorganismi come neve e la luce del mezzogiorno sul cuore. Così aveva lasciato che le sue membra diventassero un delirante anemone. Il respiro, il tempo, il luogo, l'estrema menzogna. Solo davanti alla morte si ha diritto di memoria, finché si domanda l'amore, si rimane sull'abisso. Ma è stato al mondo, perché leggerlo? Perché apre uno spaccato dell'animo femminile, uno spaccato contrario ai cliché, a questi lunghi anni in cui la donna diciamo dopo l'acquisizione del femminismo è tornata ad essere una donna oggetto, no? Una donna manovrabile, una donna quindi manovrabile, quindi di potere, perché questi due concetti combaciano perfettamente. E forse mai stata al mondo serve a riconquistare
quella parte invece innocente di potere che la donna ha, quella parte eretica, quell'angolo, come dire, interiore, di ribellione, di capacità di dire no, non in maniera ovviamente banale, cioè in maniera responsabile. Cioè, una donna è tale se responsabilmente nella crescita assume e interiorizza ogni singola possibilità della sua esistenza. E Nina evade ad ogni precetto e pertanto insegna nell'evasione, nella sua capacità di rivolta, ad essere donna. Nina sa tutto della vita. Un lavoro, qualunque lavoro potrebbe guadagnarlo con le sue belle mani. Si innamora dei luoghi e ne resta invaghita, senza scampo. O sarà stato il nulla di un pozzino macchiato, l'estasi del suo amore, il ripetuto volgersi e ascoltare. O la parola, veglia, assassina, sarà svanita lasciandola orfana e arrabbiata. Taceva. È vero, spesso taceva, si era guadagnata un silenzio oltre ogni vuoto. Non ha salutato nessuno, né lasciato traccia di dolore. Avrà smarrito allora la memoria, nelle orme fitte della gioia. Sapientemente donna, disdegnando il passato, ha perso il passo senza rimpianto vorace da sfamare. O sarà andata come si va nei campi, o in giro sulla luna per depredarne mutevolezza e luce. Era sola Nina. Porta con sé un nome, un corpo e il tempo suo. Il portiere l'aveva visto uscire, non giura. Forse con una valigia in mano. Avrà girato l'angolo, sicuramente a destra, dove si siede quell'ultimo lampione, e non è più tornata, almeno finché non è stato chiuso il portone d'ingresso quella sera. Si potrebbe vederla riapparire, portare fiori e fiammi al battesimo estremo dell'esistere, ma adesso sembra davvero che Nina non sia mai stata al mondo.